Oggi è il terzo vlog che faccio qui a Tenerife e quindi niente, iniziamo. Ci siamo svegliati. Cosa c'è? Però terzo vlog. Qui mi suggeriscono che in realtà siamo al secondo giorno. Sì, siamo al secondo giorno, però è il terzo vlog perché il primo è quello della partenza. Vabbè. Comunque ci siamo svegliati, oggi andiamo all'acquapark. E dobbiamo fare colazione. Ieri abbiamo fatto la spesa e abbiamo comprato questi. In Italia non li ho mai visti te. No, Quindi adesso li assaggeremo. I cereali come sono stati? ma sono buoni, dai. Lui ha già fatto colazione. Ha mangiato questi. Questi ci sono. Gli strillitas. No, quelli no. Nemmeno questi ci sono. E cosa sanno? Di miele. Sono tipo quelli lì che hanno l'ape, la confezione dell'ape in Italia. Ah, ecco. Ho già fatto malissimo, guarda. Ho rotto la confezione, perfetto. Sono piccini. Vediamo come esce. Non sembra male in realtà, eh. Profumo, non ti so di cosa mi ricorda. Non sa Il molto di cioccolato, pangocce. eh? Sì, vabbè, fa un goccio. Non sa di cioccolato? È buono, Assaggiare, ti do un voto poi. eh. È un po' appiccicoso. Io ce l'ho il voto. Da 1 a 5. Da 1 a 5, non da 1 a 10. Non ci Però arriva a 10. Non ci arriva. no, non arriva neanche a 6, da 1 a 5. Andrebbe mangiato con latte Vuoi dare questo. da 1 a 10 un voto? Dallo te e poi lo do io. Per me questo 7. 6 e mezzo, però sì. Comunque adesso finiamo di fare colazione e andiamo a prepararci. No, voglio far vedere il coso al Cacao. cioccolato. Perché sta, cos'è, latte al cioccolato, Ma in tipo. realtà sì, Non una è proprio specie, non latte. è proprio latte, è un po' più Vabbè. denso, però è buono. Com'è il mix tra miele e No, cioccolato? buono, buono. Anzi, a questo gli do un 8. Sì, immagino. 8 e Ha dato 7 e mezzo. mezzo. No, ha dato 6 e 6 e mezzo mezzo. per quello dargli un 8. Assaggio. No, no, non assaggio. No, perché a me non piace il cereale in generale. Perfetto. Vabbè, non è troppo brutto in realtà. Comunque, parlando di cose strane, tra virgolette, che noi non abbiamo, come tipo questi, abbiamo preso le patatine Da Takis. principiante il livello maestro, gira, gira lì, Questo deve essere principiante, sì. Principiante e maestro. Quindi, cioè, l'abbiamo presi due uguali soltanto per provare la piccantezza. Quindi, se volete, stasera li proviamo. Guardate il video per vedere come sono. Poi devo assaggiare anche questo. Te cosa l'avevi visto? In Italia? No, in Italia no. E poi, comunque, andremo a comprare altre robe strane per provarle. Allora, ho messo il costume, questo qua, fatto a triangolino con i laccetti. E niente, adesso mi vesto e usciamo. Allora, siamo quasi arrivati. Vedo l'entrata, adesso faccio vedere. Ora siamo entrati. Non c'è molto sole in realtà, però vabbè, vediamo se si punta. Adesso prendiamo l'armadietto e basta, andiamo a vedere un po' come sono gli scivoli. Ho trovato lo scivolo altissimo, quello lì. Con la vista anche qua. E poi passi da tutti i pesci. Però Questo. adesso scegliamo qualcos'altro. La fregatura qua sta che in realtà non vedi lo scivolo prima di farlo. Quindi boh, prendiamo il gommone e andiamo. Gommone preso. Adesso aspettiamo, ci sarà una Livello fila. giallo. Livello giallo, tranqui, dai, Sono tre meglio. livelli, sì, meglio. Meglio. Vediamo com'è. Vediamo Daremo quanto un ci stiamo, voto. vediamo quanto ci stiamo anche in fila. Comunque vi avviso che il video verrà un po' tutto sfocato perché la cover subacquea non è proprio pulita, è comunque graffiata, quindi vengono come vengono. Ci siamo quasi, il video è un po' tutto sfocato, però vabbè. Scivolo l'abbiamo fatto, voto 8 meno. 8 meno, andava veloce però è durato poco. Fila un quarto d'ora, 20 minuti. Fila 20 minuti, ci sta.
rosso a fare. Allora siamo in fila per un altro scivolo, questo è a 4, lo facciamo insieme ai nostri amici. Sì. Livello giallo, sempre livello uguale, giallo. 20 minuti di fila. Però in compenso il gommone non va portato in fila. Ma quello è meglio, sì. Allora abbiamo fatto una specie di sciacquone, però qui è molto più grande, molto più bello. Non l'ho ripreso perché era possibile riprenderlo. No, no. Questo 9... 9 e mezzo. 9, 9 e mezzo. 9 e mezzo, anche la fila? La fila veloce, dai. Stiamo andando a fare lo scivolo accanto. Anche quello a 4. Quello lì invece è il rosso. Quello il è prossimo rosso. Che facciamo è il rosso. È quello accanto. Vediamo. Ok, abbiamo fatto anche questo, non l'ho potuto riprendere perché, cioè, troppo veramente veloce. Assurdo. A un certo punto se non mi tenevo cadevo io. Sì, faccio dare quella botta. Sì. Allora, considerazioni per questo, l'abbiamo fatto. Ti è piaciuto più questo o quell'altro? Questo. Questo, sì. Questo devo fare io. Se l'altro era un 9 e mezzo, a questo quanto diamo? 10 meno, meno perché ci sono ancora altri. Però questo è stato il più bellino per adesso. Va bene, abbiamo fatti due, tre, no. Abbiamo fatto. Costumino of the day. Vedere, sembra più bello. Allora, stiamo facendo uno scivolo, si chiama Patong. Patong. Rapido. Stiamo facendo tutta la fila così, tranqui. Sì, perché prima c'era prima tutto c'era pieno. Fila, perché adesso sono tipo le una, sì, una e mezzo. Quasi le due. Quasi le due, quindi non c'è nessuno. Tato, ha fatto un regalo. Sì, grazie. Oh, ha fatto un regalo, un bel fiorellino. Queste due, perché io e te. Tato è piccolina, io e te, sempre. Ok, ci siamo quasi, stiamo facendo il quarto scivolo. Quarto. Quarto, vediamo se riesco a riprenderlo questo. Riprendi quarto scivolo fatto, questo qui è quello che ti è piaciuto di meno? Sì, questo sì. Anche per me. Questo cioè, un 8. Un sacco di fila più. Per niente, è durato abbastanza. Ho cercato di prendere un pochino per questo scivolo, però non so cosa ho ripreso. Quindi voto 8. Perché? 8 perché comunque sono bellini in realtà, Cioè rispetto a quelli che abbiamo in Italia noi, questi cioè sono... Siamo arrivati agli armadietti e adesso mangiamo. Questo vedone è questo. Lezzera! Ecco. Bombe. Italiani. C'è il formato più grande, non è uno. Un pacco abbiamo quasi finito. Ma veramente? Ma quando l'ho fatto? Ma quando mangiate voi? Ieri sera. Abbiamo finito di mangiare, adesso faremo questo, che è una corrente tranqui. Vai. Grande! Guarda! Siamo tutti ingorgati! Ma che è successo? Boh, vabbè. Comunque adesso si scende perché abbiamo fatto due giri di questo robo. Sì. Ce la stiamo facendo? No. Non credo. Vezzela! Questo c'è la fila! Siamo arrivati alla piscina, qui c'è anche la sabbia per terra, è enorme, veramente gigantesca. Non so nemmeno se nel video rende, però cioè veramente, mi scatterò un sacco di foto, vediamo come escono. Allora questa è la mappa, abbiamo fatto quasi tutto in realtà. Abbiamo fatto questo. Poi abbiamo fatto questi due? No. 14, questo. Ok, questo qua. Cosa vuoi fare? 16 e? 15
16:15. Come abbiamo fatto vedere, vogliamo fare qualche ultimo scivolo. Però c'è un problema perché ho il telefono scarico. Quindi a momenti potrebbe spengersi. C'è questo che sono tutti indecisi se farlo o no. Adesso facciamo la pump rapid. Vediamo quanto mi dura la batteria. Se riesco a riprendere qualcosa magari. Andiamo a fare un giro al centro commerciale che si chiama Siam Mall, che è proprio accanto dove noi abbiamo parcheggiato la macchina, perché nel parcheggio dell'Aqua Park era finito. Abbiamo risparmiato 7 euro. Vabbè, niente, andiamo un po' a vedere cosa c'è al centro commerciale e poi torniamo in camera. Ok, siamo arrivati alla macchina. Alla fine non ve l'avevo fatta ancora vedere e niente, è questa, la 500 verde acqua, è molto carina in realtà. Adesso ci cambiamo e andiamo al centro commerciale. Allora, siamo venuti qua, cos'è, la California, tipo. Come si chiama questo posto? Non lo so. Non si chiama la California, vabbè. Io ho preso da bere perché stavo morendo di sete. Loose food, ok. E invece lui ha preso, cioè, uno gelato. Yogurt. Un gelato con la frutta. La frutta, sì. E poi il cioccolato ci ho messo sopra. Vai, prova. Assaggia. Buono? Mi sa yogurt. Sì, è buono. Usciti da Bershka, soltanto lui ha comprato. Cioè, vi rendete conto la situazione? Che qua i ruoli si sono invertiti. Vabbè. Adesso siamo da Pull&Bear, vediamo un po' cosa troviamo. Ma secondo me io non trovo niente. Sto prendendo braccialetti, incidiamo i nostri nomi e ce li scambiamo. In realtà già lo avevamo, però qualcuno l'ha perso. Manca. Allora siamo qua per comprarlo di nuovo. Allora, siamo arrivati al Mac e questa è tutta la roba che c'è. Ma facciamo vedere anche altre cose. No, io provo questo oggi, dai. Vai, lui oggi prova questo. Cioè, ci sono i panini con l'uovo, tipo. Questi prendo. Ok. C'ho le offerte, poi. Ketchup. Qui c'è anche la salsa quella piccante. 5,10, costano un cazzo. Ci sono le nuggets piccanti. Ci sono anche le alette di pollo. Ah, le alette di pollo ci sono anche noi, no? Sì. 25 nuggets a 10 euro. Yeah. Oppure questo, che ci sono un po' nuggets e un 10 po'... 10 wings e 10 nuggets. Cioè, questi sono 20, un po' piccanti, questo, un po' questo, no. Questo. 10-10. Salsa ketchup. Un'altra. Dentro, c'è un cazzo lì dentro, ketchup. Quanto ti è venuto? 9,70. 20 nuggets, C'ho l'offerta delle patatine. C'è l'offerta delle patatine? Sì. Abbiamo messo l'offerta perché lui aveva preso un panino che avevo nell'app con l'offerta. E alla fine gli è venuto ancora di meno. Ancora di meno. Da 11 euro circa. Adesso spendi tipo 6 euro. Ok, è arrivato. Eccolo qua, queste sono le patatine. Questi sono tutti i nuggets strani. Ketchup, tutta la roba. Qui c'è il panino che mi e abbiamo dimenticato di comprare l'acqua. Nuggets piccante. Mi dai uno? Questo? Qua c'è bisogno. Piccante, però piccante poco. È buono. Poco piccante. Però non cambia tanto. Pino leggermente classico. Piccante. Voto. 6. Rispetto al nuggets normale, quello è più buono. Normale. Sono uguali in realtà. No, ma non può stomaca questo. L'ho presa io. Ora queste patatine. Vai, tieni. Tipo patata al forno. Buone. Questa è buona. Ok, stiamo tornando in hotel. Allora, siamo tornati in hotel. Adesso mi sono vestita. Cioè, sono riposata un po'. Adesso mi sono vestita. Sto pensando un po' ai miei capelli. Io ho lavato gli scivoli, quindi adesso quello che andrò a fare è fare un po' di piastra giusto per togliere questo gonfio e vedo se mi trucco oppure no. Comunque questa luce io più i giorni vanno avanti più che l'odio, perché cioè fa un colore proprio morto, vabbè. Il programma di stasera sarebbe andare a Las Americas, dove ci hanno detto che comunque è il centro di
Tenerife per la sera, così. Quindi andremo lì, vediamo cosa c'è, quindi farò delle fotine. Sono vestita easy, in realtà ho anche dei vestiti più belli, però credo di usare più avanti. Allora, ci siamo preparati, io mi sono vestita così, niente di così speciale, però vabbè, tranqui. Allora, siamo usciti, stiamo andando a vedere la zona di Las Americas. Non mi sono nemmeno tanto truccata, ho messo soltanto la matita agli occhi. Però vabbè, anche la luce tutte le volte si fa di sera. Ho comprato questo apposta per fare vlog, tipo, ecco, in realtà funziona. Ecco. Così riesco a fare il vlog anche quando è così buio. Sì, sono pazza, lo so. E niente, adesso stiamo andando in macchina. Allora, siamo arrivati, adesso facciamo un giretto in macchina per capire un po' il posto e poi fermiamo la macchina da qualche parte, sarà un casino perché è pieno, cioè tipo qua c'è tutta la fila e niente, vediamo un po' com'è. Allora, siamo qua nella via e stiamo scegliendo un tatuaggio in da fare. Esatto. Io credo di fare questo. Io mi faccio una scrittina piccolina sull'avambraccio. E io questo sulla mano. Bello, bello.